Ciao, benvenuti a questi video. Domenica 13 di ottobre 2024. Questi video è un video molto positivi e altamente divertenti. Piace la nuova lingua? Allora benvenuta a questo nuovo video. Oggi è una bellissima giornata. Oggi si può fare tutto quello che si vuole. Le regole sono cambiate. I blocchi se ne sono andati. Non c'è più nessun blocco. Non ci sono più limiti. Non c'è più il controllo della Matrix. Non ci sono più alibi, dunque. Non ci sono più scuse. Si può fare quello che si vuole. Si è liberi. Wow! Non c'è più rumore nella città. Non c'è più polluzione. Si sta bene. Sono sparite tutte le malattie. Ci sono solo benattie, buonattie. È incredibile. Ci siamo alzati e il mondo è cambiato. Finite le scie chimiche. Finite le giornate grigie, oscurate da quelli che comandano. Oggi sei libero. Non è più necessario andare a lavorare. Hai semplicemente bisogno di rispettare il tuo prossimo, di rispettare le regole di convivenza, le buone regole per una buona vita. Allora, se è così questa giornata, chissà come la vivremmo se fosse così. Ti alzi la mattina e ad un tratto vedi che tutto è cambiato. Già il cielo è limpido. Il sole c'è, ma si è calmato anche lui. Non ti brucia più gli occhi. Non hai più quella tosse. Non hai più quel mal di gola, non hai più quel male alle gambe. È arrivata un'energia che ha trasformato tutto, ha riarmonizzato tutte le armonie, tutti i difetti, tutti i fastidi, tutte le frequenze non armoniose. E questa nuova frequenza che è arrivata, questa energia, impregna qualsiasi cosa e riporta quella persona, quell'oggetto nel suo equilibrio originale. Immaginiamo ogni tanto come sarebbe se davvero ci alzassimo un giorno e la vita sarebbe così cambiata. E non è così evidente immaginarci una vita di questo tipo, senza più guerre, senza più malattie, senza più gelosia, senza più malesseri, senza competizione. Ma dove tutti sono solidali e tutti comprendono al volo le intenzioni degli altri, se possono li aiutano a realizzare i loro sogni e ognuno diventa un ingranaggio fondamentale, un pezzo fondamentale di una grandissima macchina. Il cuoco è ritornato a essere il medico
ha capito che il suo lavoro era quello di essere contadino, è diventato contadino. L'avvocato si è messo a pulire le strade. L'architetto si è messo a pulire i vetri. Ecco, dai, scherzi a parte, penso che se ognuno di noi fa quello che sente che è la sua strada, ognuno di noi segue un po' il suo sentire, il suo cuore, penso già tante cose domani saranno già diverse. Questa era una riflessione così, un po' speciale oggi. Ma è vero, immagina che tutto è possibile. Non è evidente. Un abbraccio e una hug. Iscriviti al canale e metti mi piace al video. Grazie.